Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Oggi viene presentato un nuovo incontro del risorto con i suoi apostoli. Le caratteristiche sono sempre quelle. La paura all'inizio, Cristo che afferma di essere ancora lui, di avere ancora il suo corpo. Tant'è che si fa dare qualcosa da mangiare, tant'è che mostra le sue piaghe. È ancora lui, non è altro da se stesso. La risurrezione non è qualcosa di diverso e non introduce una frattura tra la vita terrena e la vita lassù. Continueremo ad essere noi stessi. Ma proviamo ad ascoltare il racconto. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù in persona stette in mezzo ai discepoli e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Quali sono i frutti della resurrezione? Gesù lo dice con molta chiarezza: il diventare persone che portano nel mondo la conversione e il perdono dei peccati. E per poter adempiere a un compito così importante e difficile, egli dà quella forza che è stata promessa dal Padre, la forza dello Spirito, quello Spirito Santo che ci rende capaci di essere strumenti di perdono nel mondo. La resurrezione non è qualcosa che riguarda solo la vita dopo la morte, la resurrezione è qualcosa che plasma l'intera storia, la storia nostra, la storia dell'umanità, introducendo la possibilità di un perdono e di una riconciliazione che sembravano impossibili davanti alla fragilità, alla dispersione e alla colpa dell'essere umano. Con la certezza di questa potenza incredibile che a noi è affidata, quella di essere strumenti di riconciliazione, viviamo questo giorno nella gioia della resurrezione. Buona giornata a tutti voi, carissimi.